sfregiato la serranda della drogheria di Rita. Aveva una svastica tatuata sul petto e ha iniziato a disegnare sulla serranda un'altra croce uncinata. Poi ha cercato goffamente di riprendere il suo gesto vigliacco, ma è stato bloccato dal vicino birraio che è subito intervenuto. Questo gesto avrebbe dovuto essere uno sfregio non solo a Rita, al disegno a sostegno di XM sulla saracinesca, ma a tutto il Pratello, colpendone uno dei luoghi più simbolici, uno dei punti di riferimento di un quartiere da sempre antifascista e solidale. E infatti è stato un vicino che ha reagito, e con lui tutte e tutti noi, abitanti e pratellesi d'elezione, che viviamo e pratichiamo l'antifascismo nelle nostre strade tutti i giorni. Il Pratello è un presidio antifascista, lo era nel ventennio e così continua ad essere non solo in occasione delle ricorrenze. Lo è nelle prese di posizione pubbliche, ma anche nel vivere quotidiano, nell'esplicarsi di relazioni di solidarietà, nella partecipazione attiva, nel vivere comune che ci porta a farci i fatti delle altre e degli altri, a confrontarci sulle diversità. Rappresenta col suo stesso vivere, con tutte le sue contraddizioni, il tentativo di un mondo diverso possibile. Per questo viene periodicamente attaccato, controllato, sottoposto a tentativi di gentrificazione e di speculazioni immobiliari. Nella mente di questo coglione, la svastica tracciata sulla serranda della drogheria 53 avrebbe dovuto avere una portata simbolica di grande risonanza, da esibire come un trofeo. Noi siamo qui per ribadire che non siamo e non saremo un trofeo per nessuno, che ai gesti di sfregio e distruzione contrapponiamo, come sempre, come ogni giorno, una pratica antifascista militante, la partecipazione attiva, la costruzione di una comunità resistente. Solidarietà a Rita e a tutte le realtà antifasciste antagoniste, antifasciste e antifascisti sempre.